insomma, è una famiglia molto divertente. Ora, non serve, le dinamiche ci possiamo riconoscere tutti quanti, anche non serve avere dei boss proprio, anche se sono dinamiche di malavita, però anche quello che vi lega e quello che vi allontana in qualche maniera è qualcosa in cui tutti ci riconosciamo. Quanto va divertito mettere insieme questa alchimia in questa Cioè, ti storia? riconosci nella famiglia Coso? No, 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 perché Ah, infatti io ero così, meno male. capito? Meno Alcune dinamiche male. tendevo a precisare, anche per non ho la tua eleganza bruciata. Bene, anche i miei E non golfini, sono neanche spero. criminale. Sì, però sono parola d'ordine, credibilità, facendo un grosso sforzo, come vedi, dalla mia faccia del manifesto, i miei compari sono più sorridenti. Io sono più traumatizzato perché è una realtà complessa quella della famiglia Coso, che vive di momenti anche di grande difficoltà. Ma la negazione, vediamo sui maschi, la negazione che vive lei, dove anche la parola pastiere è proibita, e tutto, cioè in qualche maniera tutti quanti possiamo riconoscere qualcosa che non ci piace del nostro passato. Beh sì, certo, c'è qualcosa di irrisolto, però ecco, appunto, riconoscersi in questa famiglia significa proprio avere una famiglia disastrata, nel senso che la famiglia Coso, nonostante si chiami Coso e quindi in questo voglia evocare la famiglia media, cioè Coso, cioè niente, uno, nessuno è 100.000, però è invece una famiglia assolutamente folle, perciò il comportamento di questa donna, almeno della mia Cristina, è qualcosa di terribile, e perciò insomma, è una che ha dei problemi, ecco. Però, insomma, parlando di problemi, Ma a me parlando di problemi ti rivolgi a no, a proposito di problemi, veniamo a sei te. la nemesi di questa donna che si è costruita un'altra vita, tu arrivi e da santo che eri diventi molto umano. Divento. Sì, è un po' uno schema abbastanza classico, no? Diciamo che arriva questa mina vagante a sconvolgere quest'idea di perfezione. Però devo dire che ho molto apprezzato questa giacca di pelle che ti sei messa oggi. Grazie. Cioè, oggi ti riconosco finalmente rispetto anche a quel personaggio lì di Cristina Coso, che dove sinceramente, cioè, hai reso in qualche modo il personaggio, però Faticando. senza graffiare come si fa di Senza il solito, graffio, quel senza graffio che poi ti ha reso è celebre, distintivo, diciamo, no? Quando esatto. Per la graffiavi. prima volta sono d'accordo con lui, pensa. Cioè, non hai graffiato a sufficienza. No, non hai Non ho graffiato. graffiato. No. Ecco, ma insomma, Hai visto come Tu sai cosa è abbiamo un velo di chiuso? tristezza? Hai visto il velo di tristezza? Non hai graffiato. È un grande talento, sono Da affascinato Paola dalle tue. Cortellesi? Beh, tutti e tre, Ma insomma. sì, tutte e tre, però Paola Cortellesi alla fine quella che Allora, più. Paola Cortellesi Capisci? l'hanno aspettata, perché hanno aspettato per fare questo film che solo, perché solo tu potevi interpretarlo, questo è un Ma rapporto. no, evidentemente perché era nato, questo progetto era nato, Luca Miniero ce l'aveva in mente da molto tempo e aveva in mente questo cast presente. E poi c'è stata una bella sorpresa per quanto mi riguarda di una gravidanza, perciò la cosa, insomma, si è rimandato di un po' perché nel frattempo ho avuto questa cosa bellissima che mi è capitata, quindi si è trattato di rimandare un po'. Non è qualcosa che ho chiesto io, è una cosa che di rado capita e che per fortuna mi ha fatto, insomma, mi ha molto lusingato, perché insomma, se no è un attimo che sei fuori dal progetto. Siccome il progetto era veramente nato tempo prima e ci era piaciuto a me, a Rocco, a Luca, insomma, era una cosa Sì, che. però tutta questa cosa di molto sminuisci, ma voglio essere serio perché mi sono stufato di fare la gag, che non ci piacciamo. La questione è che solo tu, diciamo, ancora io e Luca potevamo avere dei succedanei, Dei ma succedanei. è vero, sono molto d'accordo. Io poi ho guardato tutte le riprese, cioè solo tu potevi rendere credibile questo personaggio e dargli quella verve, quella,
quella credibilità, mi ripeto, perché comunque io ti ho visto veramente fare i salti mortali, cioè ora basta con questa minchiata de non ci siamo piaciuti, cioè te l'ho detto anche durante le riprese, cioè lei, c'erano dei giorni sinceramente che io pensavo che mo come farà, perché erano delle cose assurde, diciamo, no, a volte, proprio per raggiungere un'efficacia, no? Comica, chiaramente, quando si impianta la farsa devi spingere sul pedale. Però, siccome non siamo gente da farsa, ma che abbiamo bisogno di credibilità, no? Certi film li fanno, cose assurde, se ne sbattono e le fanno credibili o non credibili, ma noi ce lo poniamo questo problema come tanti altri, e quindi pensavo che mo non ne può uscire viva. Cioè dopo la scena, per esempio, quando gli rovescio la polenta addosso a lei, lei fa tutto un pezzo drammatico di delusione. Ma come si fa? Solo Paolo Cortellesi, diciamo, nel panorama, io non dico Capisci? italiano, dico... Ma mondiale non lo Mondiale. so perché ho poche esperienze internazionali, però in Italia te l'ha aspettato perché non c'era succedaneo. Non lo so, mi hanno aspettato perché mi volevano bene questa, che comunque sono stati molto gentili.